credo che, apro una parentesi, come te ne aprirò parecchie, io non sto più, non sono più nelle cose che vi sto dicendo. Vi sto dicendo cose del 2001-2002, quindi che si riferiscono a un me stesso degli anni 90 in realtà. Però ci serve perché sono sempre io e quindi vabbè. Quindi credo che sia possibile guardare un po' alla storia della società, civiltà occidentale, e parlo di questa perché le altre non le conosco bene, come alla storia della progressiva invadenza dei significati sulle altre modalità, diciamo, di percezione del mondo. Credo che l'angoscia, per esempio, di un Leopardi, di fronte al dominio del commercio, di quello che lui chiamava spiritualista, la parola spiritualista per Leopardi equivale a astratto, del commercio dell'astrattista, cioè qualcosa che non sta nel qui e ora. Questa angoscia, di fronte, dicevo, al dominio spiritualista del suo tempo, oppure andando a ritroso, la polemica di Leopardi, scusate, Petrarca contro l'aristotelismo del suo tempo, appartengano allo stesso ordine di discorso, e cioè siano due tappe della presa di coscienza da parte di qualcuno della enorme posta in gioco nella battaglia secolare tra istanze che possiamo definire mentalistiche, oppure utilitaristiche, connesse all'uso dei saperi, e invece le istanze che sono sempre perdenti perché sono costitutivamente anti-autoritarie, diciamo così, che puntavano allo sviluppo anche sociale delle facoltà percettive legate ai corpi. E questa è anche la storia abbastanza mefitica del declino sociale della poesia nei secoli, che dopo Dante si è dovuta arroccare un po' in difesa dei sensi, cioè della percezione soggettiva, quindi della psicologia, oppure svendere come ancella di qualche sapere o potere. La cosiddetta poesia civile, cioè quella più implicata con il mondo dei significati, ha poco senso, secondo me, perché nel migliore dei casi ci dice quello che già sappiamo, non c'è bisogno di usare la poesia per fare poesia civile in quel senso, nel senso che è un compito ben povero per una poesia, no? Qual è il concetto allora? Il concetto potrebbe essere un po' provocatorio, cioè soltanto chi non ha niente da dire si preoccupa di quello che scriverà. Parlo dal punto di vista dello scrittore. Cosa vuol dire? Vuol dire che la poesia vera non può che nascere da un mondo soggettivo talmente saldo nei suoi presupposti psichici, diciamo così, che non ha bisogno di pensare o di badare a se stesso, come non ha bisogno di dire io penso questo, io penso quell'altro, io sto qui e non sto lì. Cerco di spiegarmi, cioè, in altre parole, soltanto chi ha già tutto può permettersi il lusso di essere generoso, un lusso che però è un lusso necessario. La dico in un altro modo. I poeti, assillati dal bisogno di dire qualcosa, sono quelli a cui manca qualche cosa di fondamentale, cioè sono quasi sempre soggetti non risolti, diciamo così, che non sono in grado di provocare una crescita, della realtà, ma subiscono le loro idiosincrasie e i loro squilibri. Cioè, vanno in cerca di qualche cosa di troppo effimero, di troppo soggettivo per esserci utili,
veramente, cioè non escono da se stessi. Se noi invece proviamo a darci appunto uno sguardo nei secoli e proviamo a pensare a che cosa poteva essere il mondo interiore di Dante o il mondo interiore di Petrarca o di Ariosto o di Leopardi, si vede subito che tutto quanto in ciò che questi hanno scritto indica di provenire da una soggettività fortissima, no? Molto salda, monolitica e anche molto sana, sicura di sé, malgrado le apparenze. Questo è evidente per Dante, è evidente per Ariosto forse, ma forse non è altrettanto evidente per Petrarca, che è sempre lì a farsi i suoi dubbi, e tantomeno per Leopardi, che sembra parlare sempre di sfiga, ma non è così in realtà. Leopardi sa benissimo cosa ci sta dicendo e perché. Quindi è soltanto da un mondo di questo genere che noi possiamo forse imparare a toccare quella che è la vera mancanza, cioè quella cosa che è in grado di toccarci tutti perché appartiene non alla psicologia di questo o di quest'altro personaggio, individuo, ma appartiene a una mancanza che appartiene un po' al, diciamo, per usare parole grosse, al significato antropologico dello stare al mondo, quindi alla natura delle cose. Allora, potremmo provare a definire un po' pomposamente, un po' heideggerianamente questa mancanza come l'essenza della mortalità o l'essenza della temporalità. Questa mancanza dimora, diciamo, al fondo di ogni lingua naturale, è il segreto di ogni lingua. È quello che viene rimosso nel secolare uso comunicativo della lingua. È quella cosa, sempre per citare Zanzotto nella sua bellissima nota a Filò, nel libro del 76, è il non sapere di dove la lingua venga, e Zanzotto usa questa bellissima metafora, monta come un latte da dentro. Quindi da qui si aprirebbe tutto un discorso appunto parecchio mistico, tra virgolette, non abbiamo altre parole, spirituale, eh? Nel senso che se noi andiamo a farci un giro in Oriente, vediamo che la linguistica orientale, quella indiana in particolare, che precede di molti secoli la nostra, ha tutta un'altra impostazione. E lì la lingua è Dio, non è un'altra cosa, non è una metafora di qualcos'altro, la lingua è Dio, il che non ci porta molto distante dal Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo, non qualcos'altro. Quindi possiamo anche fare i giochini sulla lingua, possiamo fare le poesiole, però questo è il punto di partenza e il punto di arrivo ipotetico di uno che scrive le poesie. Quindi il linguaggio della comunicazione non comunica granché. La possibilità di una vera condivisione, di una vera comunicazione si è persa per strada. Sostanzialmente ci si vieta a priori, per sordità verso la lingua, la possibilità di un contatto umano non falso, non fittizio. Perché? Perché non c'è contatto se non in presenza della mortalità, appunto, o della temporalità. Sempre un po' heideggerianamente possiamo dire il nostro essere per la morte che ci unisce, no? Ed è la consapevolezza dello scorrere del tempo che conferisce verità ai nostri rapporti, nella dimensione appunto di un incontro in un destino comune. Allora, scovare, andare a rimestare in questo fondo mancante
nei meccanismi della lingua, secondo me, è il compito dei poeti. Cioè, i poeti sono quelli che sono abbastanza forti interiormente per non farsi distogliere dalle rispettive manchevolezze personali, come si diceva prima, e che riescono a concentrarsi magari per qualche istante, per qualche frazione di secondo, su questa roba che continuiamo a chiamare essenza della temporalità. E non è un caso, infatti, che nelle poesie è sempre così importante il tema della memoria, eh? Cioè Mnemosine è la madre delle muse, la memoria. In questa faccenda relativa alla poesia, io ero riuscito a distinguere abbastanza chiaramente almeno due ambiti di indagine, diciamo, anche se appunto la distinzione era abbastanza strumentale. E penso, o pensavo, adesso non so più cosa penso, magari se mi fate delle domande vi dirò poi cosa penso adesso. Penso che siano due anche i modi dell'indagine, cioè gli atteggiamenti percettivi fondanti in uno che scrive. Allora, ambito di indagine. Il primo ambito di indagine può essere questo, l'essenza della temporalità si può cogliere forse, forse, fermandosi, ossia sostando